Diciamo che fa tante cose, anche perché sono di una, diciamo che sono di una montare molto considerevole. Do alcuni dati. Fanno la spesa tutte le settimane nei nostri negozi circa 11 milioni e 700 mila persone. Se pensiamo ai circa 23-24 milioni di famiglie che ci sono in Italia, siamo al 50% degli italiani praticamente. Quindi, questo per noi è l'impegno più importante e stiamo cercando in tutti i modi di coinvolgere, di facilitare soprattutto l'approccio alla sostenibilità. Un altro dato importante secondo me sono i 1000 fornitori dei nostri prodotti che hanno il marchio Conad, per noi sono il cuore della nostra offerta e sono molto importanti perché su questi prodotti riusciamo veramente a declinare tutta la strategia di sostenibilità. E quindi a chiedere cose come, per esempio, nel tempo il passaggio a soluzioni di packaging ecocompatibili. Attualmente siamo intorno al 75% dei 5.200 prodotti che sono stati convertiti all'ecocompatibilità. E poi per noi il grande stakeholder che si può ulteriormente segmentare è la comunità. Di questa cito una parte con cui noi abbiamo una relazione ormai da 10 anni, che è il mondo della scuola, un progetto che si chiama Scrittori di classe per fare scrivere i ragazzi e utilizzare poi gli scritti all'interno di libri che vendiamo con la tecnica del bollino. Sono stakeholder, questo è un particolare ambito di stakeholding perché per noi ci dà l'opportunità anche di trasferire valori e cultura di sostenibilità sulle giovani generazioni, perché pensiamo anche al cliente del futuro, non al cliente di oggi, ma questi possono essere i nostri clienti del futuro ed educarli è fondamentale. Ci sono due grandi temi a mio modo di vedere. Uno è legato alla supply chain, tutto ciò che serve per movimentare le merci e per stoccarle. Su questo vi do il consuntivo dell'ultimo anno 2022: a fronte dell'aumento del 5% dei nostri volumi di vendita, abbiamo avuto una riduzione del 6% delle emissioni, frutto di una serie di azioni, perché siamo andati ovviamente sui trasporti, ma anche sui centri di stoccaggio. Stiamo ottimizzando tutto quello che riusciamo a fare anche integrandoci nelle piattaforme dei produttori. Significa che, per esempio, noi andiamo a prendere il prodotto nelle industrie dove vengono appunto prodotti tutti questi beni e concentrando le merci, ottimizzando i carichi, facendo scelte di continua, diciamo, miglioramento anche della rete, per esempio degli autotreni che stiamo utilizzando, il passaggio da gomma anche al treno, una serie di cose che nel tempo siamo riusciti a fare e che continuerà ovviamente, perché questo sarà uno degli impegni senza soluzione di continuità a mio modo di vedere. Un altro ambito molto importante sui prodotti è la tracciabilità. Che non è solamente dire questo prodotto è italiano rispetto a un altro, ma è la tracciabilità di ogni materia prima per riuscire poi a fare una politica sulla singola componente poi di un prodotto. Questo è un impegno notevole, che richiede un processo anche molto costoso, però riteniamo che sia fondamentale per riuscire a praticare strategie di sostenibilità. Una parte consistente della nostra rete dei 3.300 negozi è integrata con delle reti di recupero solidale, diciamo, di prodotti a fine vita. Significa che il prodotto non più vendibile viene ad essere, per esempio, parte del menu di una mensa Caritas piuttosto che di un altro ente assistenziale. Questi sono progetti che stanno andando avanti da più di 10 anni. La collaborazione con Last Minute Market, per esempio, per noi è una collaborazione ultra decennale. Ci sentiamo
parte proprio di questo impegno, al punto che quest'anno abbiamo deciso anche di collaborare con Banco Alimentare per promuovere anche una colletta alimentare, che ha avuto un successo molto significativo. Dei 3.300 negozi hanno aderito praticamente l'80%. Con colletta abbiamo veramente attivato una rete di volontari che stavano nei negozi e che hanno veramente ottimizzato tutta la raccolta dei prodotti, e credo che saranno anche queste azioni che, per essere protagonisti in una comunità, si deve riuscire a fare. Diciamo che per noi, essendo una strategia aziendale a livello molto alto, ogni direzione, ogni processo aziendale viene ad essere coinvolto. In questo momento nel consorzio, che è la società che guida un po' la regia di tutte le 5 cooperative nel territorio, ci sono attivi 57 progetti che sono in diversi ambiti. 27 di questi 57 sono in ambito ambientale, i rimanenti 30 sono in ambito sociale ed economico. Ognuna dei processi aziendali è stato mappato, e in ognuno dei processi aziendali è stato cercato di trovare un obiettivo di sostenibilità e un progetto che consentisse il perseguimento. Penso che per noi la sostenibilità sia stata anche un momento di grande coesione aziendale, di grande condivisione di valori, perché le scelte non sono poi così naturali e facili sulla sostenibilità. Talvolta bisogna discutere, negoziare molto, sia internamente che esternamente. Però non è per questo che la sostenibilità non la portiamo avanti. Allora, per noi essere innovativi significa soddisfare meglio un bisogno di una persona. Questo per noi è molto, molto chiaro. O un bisogno che non si è soddisfatto fino a ieri, o soddisfare meglio i bisogni che tutti i giorni cerchiamo di soddisfare nei nostri negozi. Cito un'attività molto importante per noi, che ha comportato anche l'utilizzo del digitale, la costruzione di una community per l'ambiente fatta all'interno di un programma di loyalty, di fidelizzazione della clientela, che completava la classica collection di prodotti fatti con i bollini. Abbiamo chiesto praticamente di scannerizzare un QR code che stava nel retro del bollino per partecipare a una serie di challenge che con un partner abbiamo creato e digitalizzato all'interno della nostra app. Hanno partecipato più di 150.000 clienti e abbiamo contabilizzato 6 milioni di azioni. Azioni molto semplici, molto legate alla vita quotidiana, ne cito alcune: fare la doccia in meno di 5 minuti e mappare, continuare a tenere la contabilità di questo, piuttosto che andare al lavoro non utilizzando l'auto, ma o mezzi pubblici o la bicicletta. Ecco, 6 milioni di azioni che sono state anche rendicontate attraverso proprio dei calcoli che hanno portato a un significativo contributo, diciamo, per l'ambiente. È un approccio innovativo, credo, per valorizzare l'impegno delle persone, ma soprattutto per rendere le persone consapevoli che si può fare sostenibilità in ogni azione quotidiana. Ed essere quelli che un pochettino mediano questa cosa è stato alla base, diciamo, dell'obiettivo di questo progetto. Ecco, per me innovare è fare anche cose di questo tipo.